Hello everyone! Oggi sono tornata con un video che secondo me è interessantissimo perché parliamo di culture. Nello specifico questa volta parliamo della cultura italiana, il rapporto alle altre culture di cui io ho esperienza. Io ho vissuto 2 anni e mezzo in Giappone, ho molta esperienza con l'America, quindi principalmente parleremo di 4 situazioni in cui all'estero io mi sento davvero tanto italiana. Ma prima lo sponsor di oggi, Ana Luisa. In occasione del Black Friday, Ana Luisa sta facendo la campagna lo sconto più grande dell'anno. Se andate sul loro sito e acquistate 2 articoli, 2 prodotti, il secondo ve lo scontano del 60%. Una buona offerta soprattutto in vista del Natale. Io penso che andrò e farò un po' di shopping, qualche regalo, perché davvero i loro pezzi mi piacciono tantissimo e di solito fanno anche una bella figura quando li indosso. In più Ana Luisa è un marchio che ha grande rispetto per la natura, quindi cercano di evitare gli sprechi, per questo i loro pezzi sono anche spesso edizione limitata, cercano di utilizzare i materiali di riciclaggio quando possibile, sono molto attenti agli sprechi anche nel packaging, sono a emissioni zero, quindi insomma penso che siano soldi ben spesi, sia per il prodotto che ti arriva, che comunque è di qualità, ma anche per una questione di rispetto per l'ambiente, che quando è possibile, perché no? Questo mese io ho preso 3 pezzi molto carini. Iniziamo dalla collanina, molto semplice, con un brillantino, forma quadrata, fine, elegante, sta bene praticamente su tutto. Ha 2 misure, nel senso che si può mettere un po' più scesa o un po' più su. Io in questo caso la sto mettendo un po' più su perché sto facendo il video e voglio che voi la vediate bene. Il secondo pezzo che ho scelto per oggi è questo anello, che io qui ho messo sul medio. Sta bene un po' dappertutto, ma a me in questo piace sul medio perché è un po', come vedete, bulky. Si nota. E anche questo ha questa fantasia, tipo questo pattern di brillantini alternati. E poi non poteva mancare, visto che io, ragazzi, non ho ancora i buchi alle orecchie e non me li sono fatti in questi mesi, il mio ear cuff, fatto con questa forma un po' così sbarazzina, fresca direi. Ormai, anche se non ho i buchi alle orecchie, ho preso così tanti orecchini di Ana Luisa fatti così che praticamente posso quasi ogni giorno cambiare ed avere un orecchino nuovo. E il bello è che la stessa cosa ha fatto mia madre e ogni volta che la beccate fuori, ogni volta che la vedete, ha l'orecchino. Per usufruire dello sconto del 60% sul secondo articolo, usate il mio codice qui sotto che vi lascio in info box, vi lascio anche il link del sito così potete andarveli a vedere e poi in caso decideste di comprare potete usare il mio codice sconto. Adesso passiamo al video di oggi, facciamoci una bella chiacchierata. Allora, iniziamo con il primo punto che diciamo è abbastanza prevedibile forse, però alla fine uno pensa sempre che sono stereotipi, ma non è vero. E io invece sono qui per dirvi che nella mia esperienza questo stereotipo è proprio vero e mi ha fatto sentire davvero tanto italiana. Noi italiani cuciniamo tanto. Noi cuciniamo tanto. Poi è ovvio che è una generalizzazione e ci sono delle famiglie in America che cucinano colazione, pranzo, cena 7 giorni su 7. Però nella mia esperienza, e io ho passato anche parecchio tempo all'interno di famiglie americane, quindi non è solo andiamo in giro, andiamo fuori, immagino che tu abbia cucinato a pranzo, adesso non stai cucinando a cena. Cioè io ho visto quanto effettivamente si cucinasse giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E secondo me, ovviamente cambia un po' da famiglia a famiglia, ma in Italia cuciniamo di più. C'è proprio un concetto diverso del prepararsi il pranzo, la cena, il pranzo per il giorno dopo da portare in ufficio. In America specialmente, se sei a casa tantissime volte, invece di cucinarti, effettivamente accendere i fornelli e farti un qualcosa, una verdura, un piatto di pasta, ci si fa un panino. E questo equivale magari a cucinare, o al massimo, però questo vale come cucinare, una fettina di pollo in padella. Spesso però è un panino. Per me, da italiana, il panino è quando non ho tempo, e mi capita spesso, però piuttosto magari mi faccio un paio di uova se non ho tempo. Mi fa ridere perché la famiglia di Brian mi vedeva, secondo me, come una cuoca impazzita. Perché io tutti i giorni, 2 volte al giorno, mi mettevo lì sui fornelli a cucinare qualcosa, che avranno detto, ma questa che si cucina? Ci avranno fatto l'abitudine poi. Però sì, secondo me non è uno stereotipo e anche in Giappone. Io in realtà in Giappone ho una visione un po' distorta perché io ero a Tokyo. Tokyo è tipo la Milano del Giappone, ma all'ennesima potenza. Quindi persone che lavorano, che sono sempre di fretta, la grande metropoli. Però vi posso dire che a Tokyo non si cucina praticamente, ma proprio non si cucina. Raro, è raro, perché uno, ti costa praticamente quasi di più cucinare piuttosto che andare a mangiare fuori, e due, sprechi anche più tempo, perché per cucinare ci vuole tempo. Se alla fine pensi, tempo lo spreco, soldi non è che ne risparmio tanti. In più, col fatto che mangiare fuori è così comune a Tokyo, riesci anche a trovare delle cose, diciamo, abbastanza sane, pronte per portar via.
via. E devo dire che io a Tokyo anche mi sono un po' adagiata. Ma comunque, rispetto a tanti miei amici giapponesi, mi sono detta: cavolo, cucino quasi tanto. Passiamo al punto 2: la cultura del bere. In questo io mi sento super italiana, sia quando vado in America sia quando vado in Giappone. Diciamo che sono modi proprio diversi di vedere l'alcol, il bere, lo stare insieme bevendo. In Italia partiamo innanzitutto dal fatto che non c'è il tabù dell'alcol fino ai 18 anni o i 21 anni addirittura in America. Mentre quando ho fatto, mi ricordo, uno scambio culturale a Boston, avevo 18 anni, lì ho visto proprio una difficoltà per i ragazzi di 18 anni nel trovare una birra da bere, o appunto il "ah wow, ho trovato la birra, adesso possiamo fare questa festa", cosa che da noi a 18 anni già ti sei ubriacato di solito un sacco di volte con gli amici, ma magari hai già iniziato a 14 anni. Quindi diciamo che da noi non c'è questo tabù e ce la viviamo in maniera molto più rilassata, anche quando in famiglia i genitori ti dicono: lo vuoi un bicchiere di vino quando hai 11 anni? E poi te lo diluiscono con l'acqua. Però è proprio un concetto diverso. In Giappone in realtà sono molto più rilassati. Non so se sono proprio come in Italia, però ho visto ragazzi giovani bere, non è così difficile prendere da bere se sei minorenne. Quindi in questo penso che il Giappone sia un po' più simile all'Italia. E poi, anche una volta che uno ha l'età per bere, in America a me dà l'idea che le persone, quando escono per bere, loro escono per bere. Tanti, tanti ragazzi giovani hanno questa idea di divertimento proprio nell'ubriacarsi. Tipo, wow, mi faccio il primo drink, lo bevo velocemente, così mi fa tanto, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Wow, io bevo tanto, sono una persona spumeggiante, mi ubriaco, sono divertente. E posso dire che a me questa cosa dà quasi fastidio. Cioè, quando io esco con i miei amici e loro si ubriacano, oddio, se capita una volta, se è l'amico che non si ubriaca spesso e una volta si ubriaca, mi diverte. Però se dovesse essere ogni volta che usciamo, che vogliamo andare a bere una cosa, loro si devono ubriacare o stare... A me darebbe quasi fastidio, perché oggettivamente le persone ubriache non sono proprio sempre divertenti. E secondo me noi italiani in generale abbiamo proprio questa cultura del godersi il bicchiere di vino, anche un cocktail. L'alcol deve essere un accompagnamento alla serata, non deve essere la serata. Quindi vedo proprio questo approccio diverso. E io sono totalmente italiana in questo. Per anni non ho bevuto proprio niente, zero, parlo tipo di 8 anni praticamente. Adesso riesco a bermi un drink, due massimo se sto facendo una serata fuori. Raramente i miei amici si ubriacano fino a stare male, cosa che invece in Giappone capita spessissimo. Non è proprio uno stereotipo il fatto che i salaryman, le persone che lavorano, gli uomini, gli impiegati usciti dal lavoro, quando si vanno a fare la serata con il capo, devono bere fino a stare male. Cioè li vedi per strada vestiti con la giacca, la cravatta, che stanno così buttati sul marciapiede, tanto non ti ruba niente nessuno lì, quindi stanno tranquilli. E c'è proprio questa cultura del haha, mi ubriaco. Boh, io ho più un approccio italiano all'alcol. La terza situazione in cui mi sento davvero italiana è il fare i complimenti. Non fare i complimenti inteso come "ma quanto stai bene oggi?" No, è come quando ti offrono una cosa e tu devi fare un po' "no dai, non ti preoccupare, non c'è bisogno". Ok, io so che questa, in molti direte: "ma perché? È solo una formalità. Perché devo fare i complimenti se una cosa io davvero la voglio o non la voglio? O perché devo ripetere le cose 3 volte prima di ottenere?" Lo so che molti italiani apprezzano il modo diretto magari di un americano, tipo: "lo vuoi un biscotto? Il pacchetto è chiuso". L'americano, se lo vuole, ti dice di sì, se non lo vuole ti dice di no, subito. L'italiano invece vede il pacchetto chiuso e dice all'inizio: "ma no, non ti preoccupare, senza che lo apri". E l'altro italiano deve dire: "ma no, davvero, non è un problema, dai su, che ci vuole?" E te lo apre: prendi. "Ah, non dovevi", e prendi il biscotto. Sono tutte formalità, ma a me piacciono, cioè mi ci ritrovo tanto, io sono tanto così. Penso che sia proprio dentro di me, messo dalla mia cultura. "Dai, te lo cucino un piatto di pasta, che ci metto?" "No, non ti preoccupare, adesso esco, mi prendo un pezzetto di pizza". "E
dai, te lo cucino. A me piace. E mi sembra che, infatti, ogni tanto mi arrabbiavo, perché mi sembrava quasi maleducazione accettare un'offerta alla prima botta. Dico, ma come? Ma metti che quella persona non vuole davvero offrirti quella cosa, ma lo fa per essere gentile. Per un americano spesso questa cosa è inconcepibile, e capisco perché è inconcepibile, però io mi ritrovo molto in questa italianità, e devo dire che questa cosa è anche condivisa con il Giappone. I giapponesi lo fanno, fanno come noi italiani, li devi un po' leggere. Poi però, una volta che ovviamente tu sei nel flow, se tu riesci a leggere gli indizi, riesci anche a comportarti di conseguenza in maniera appropriata alla situazione. Per alcune culture penso che sia davvero confusing. Ma che vogliono? Me la vogliono da sta cosa o no? L'ultimo ambito in cui mi sento molto, molto, molto italiana è il modo di socializzare. Cosa facciamo? Come ci comportiamo quando usciamo? Spesso gli italiani, non so se voi ve ne siete resi conto, ma spesso noi, quando usciamo, che sia un pranzo fuori o una cena, ovviamente, che sia un picnic, che sia una festa, spesso ci ritroviamo in cerchio e parliamo. Noi parliamo, 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 parliamo. Non facciamo tanto, eh? Sì, magari c'è un drink, due drink, mille parole. Una pizza, 10.000 ore di discorsi. Ti siedi su un muretto e parli. E 4 sigarette. Non fumo, però capito cosa voglio dire? Noi parliamo, anche se non facciamo tantissimo. Che a noi può sembrare una cosa normale, ma io ho visto nel confronto con l'America che non è tanto normale dappertutto. L'americano è un po' più dinamico in genere nel socializzare. Andiamo da una parte, mangiamo un pochino e chiacchieriamo. Poi io mi sposto e vado a vedere un pochino della partita che sta in televisione. Poi io mi sposto e vado a giocare a un gioco, che ne so, in giardino. Poi mi sposto e mi rimangio una cosina. È più dinamico. Andiamo fuori in un locale. Adesso giochiamo a freccette. Adesso faccio un drink. Perché non ci spostiamo al bowling? Ah, abbiamo fatto una partita, due partite. Bene, ritorniamo al ping pong. Si è fatto tardi, andiamo, ciao. Noi siamo molto più lenti e molto più chiacchieroni in generale. Però a me piace, a me piace parlare. E tra l'altro spendi anche di meno. Vogliamo dirlo? Facciamo la tavola rotonda e stiamo 4 ore seduti a parlare. Ragazzi, cosa ne pensate? Io ho selezionato questi 4 aspetti perché secondo me questi 4 aspetti rispecchiano un po' in generale la cultura italiana, e io mi sento italiana ogni volta che faccio caso a queste cose. Voi vi ci ritrovate? Che pensate? Fatemi sapere nei commenti qui sotto, iscrivetevi al mio canale e non vi scordate di guardare il sito di Anna Luisa, lascio il link qui sotto, usate il mio codice, 60% di sconto sul secondo pezzo. Grazie ancora, ci vediamo la prossima volta. Ciao!